Signora Presidente, se permette, sono qui in aula, sono il difensore del signor Giuseppe Manco, che è comunque un testimone assistito. No, non è un testimone assistito, avvocato. Io forse credo di averle anche precisato che non era un testimone assistito e ho fatto inviare una nota dalla Cancelleria al fine di evitarle la presenza, che è comunque una sua scelta, ci mancherebbe. Mi scusi, io non credo di aver mai interloquito con il tribunale. Non so. Pensavo che stesse lì, non ho capito. Non so se ci sia stato qualche collega che ha interloquito col tribunale, io non ho mai interloquito con il tribunale. Forse che mi chiedeva, era l'altro dichiarante per cui mi era stata fatta questa richiesta di precisazione. Io ho avuto il ricordo di aver precisato che non si trattava di un testimone assistito, quindi se lei non ha avuto questa comunicazione mi dispiace che insomma si sia presentata, però è una sua facoltà rimanere, ma non è un testimone assistito, va bene? Nessun problema, chiedo scusa a me. Io se non è stata informata tempestivamente. Perfetto, grazie, buongiorno. Grazie a lei, vogliamo comunque dare atto della sua presenza dal momento che comunque è venuta. L'avvocato? Maria Assunta Biondi del Foro di Roma. Maria? Assunta Biondi. Maria Assunta Violi, bene. Grazie. Se vuole ovviamente può rimanere, visto che è presente, può essere utile insomma sentire le dichiarazioni del suo assistito. Allora, risponda pure alle domande del pubblico ministero, signor Manco. Signor Manco, lei da quando collabora con la giustizia? Dal 2009. Ha fatto parte di organizzazioni criminali? È in caso positivo di quale? Non ho capito. Di quali organizzazioni ha fatto? Ripeta di nuovo. Clan Aprea di Barra. Ecco, diciamo, è un'organizzazione criminale che si inserisce in quale gruppo mafia, in quale tipo di mafia, diciamo? Sì. E lei ha fatto parte di questo gruppo camorristico da quando in poi, diciamo? Quando è entrato a farne parte? E lei che ruolo svolgeva all'interno di questo gruppo? Ecco, ma lei ha citato l'ex compagno di sua suocera. Chi era l'ex compagno di sua suocera, quindi il capo, diciamo, del gruppo? Ecco, e questo gruppo di che cosa si occupava? Quindi diciamo nella zona di Barra era un gruppo diciamo che svolgeva tutte queste attività. Quindi il controllo totale del territorio. Ecco, lei ha detto prima che essendo poi il diciamo nell'ambito un po' della parentela col capo, perché era il suocero, era l'ex compagno di sua suocera, aveva un ruolo di rilievo, ma lei in particolare di che cosa si occupava? Lei ha citato una serie di attività illecite, diciamo, di cui si occupava questo gruppo, e lei in particolare a che cosa era deputato? Non ho capito, del traffico di droga? Nel 2003 permanentemente interessavo del traffico di droga.
Ecco, che tipi... Prego. Mi scusi pubblico ministero, ma poiché noi non siamo visibili sullo schermo, occorre ripristinare, diciamo, la visione, quindi dobbiamo un attimo chiudere e poi riaccendere. Ci scusi, signor Manco, deve attendere un attimo. Glielo facciamo ripetere perché io pure qualcosa che riguarda. Possiamo riprendere. Signor Manco, stava dicendo che negli anni 95-2000 lei di che cosa si occupava precisamente? No, no. Io. Si occupava di importazione di gelati, latticini e salumi, ho capito. Imposizione. Ah, di imposizione nella vendita di gelati, salumi e... Alimentari ed edilizia. Anche? Giusto? Sì. Vabbè. Poi aveva detto invece dal 2003 di che cosa si stava occupando nel 2003? Non ho capito. Dal 2003? Ecco, beh, nell'ambito dei traffici di droga, che tipo di sostanza trattava? Trattavate, diciamo, come gruppo e trattava lei? E lei che quantitativi trattava, diciamo, in genere? ...100-200 kg al mese di che tipo di droga? E per quanto riguarda... anche ascio. E questa attività, diciamo, nell'ambito della droga, lei quindi l'ha svolta dal 2003 fino a quando? Fino a, poi a quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Sì, sì. Senta, ma poi nel 2008 che cosa è successo, diciamo? Perché è stata interrotta questa sua attività illecita? Lei è stato arrestato per duplice omicidio? Sì. E poi è stato condannato per questi fatti per cui è stato arrestato? Sì. Senta, nell'ambito di questa sua attività, diciamo, ha avuto modo di conoscere Senese Michele? Sì. Ecco, ci vuole dire quando l'ha conosciuto, perché lo ha conosciuto e in che rapporti è stato? E quindi, diciamo, si è cercato, diciamo, un contatto con Senese Michele per fornitura di droga. Esatto. Ecco, ma come mai, diciamo, si è pensato a Michele, a Senese Michele? Ecco, ma Senese Michele perché era un aggancio giusto? Non ho capito, una persona?
Ma diciamo, qual era la provenienza di Senese Michele? Lei perché lo conosceva? Ne aveva già sentito parlare, l'ha conosciuto? Cioè, com'è stato? Chi lo conosceva? Ecco, e lei poi lo ha conosciuto? Aspetti, no, un momento, no, mi scusi, aspetti, signor Manco. Quando l'ho conosciuto e dove vi siete visti, dove vi siete conosciuti? Sì, e che, diciamo, qual è stato l'oggetto di questo incontro e chi eravate? E queste sono tutte persone che facevano parte del suo gruppo criminale. Ecco, qual è stato l'oggetto di questo incontro? E dico, come siete rimasti poi? Qual è stato l'esito? Mi scusi, Manco, prima di passare all'altro appuntamento, come si chiamava questo ristorante in cui siete andati? Non ho capito quello che dice dopo, non ricordo. Era un giorno di chiusura. Ah, in un giorno di chiusura del ristorante, ok. Prego, allora, dopodiché siete andati a un secondo appuntamento. No, mi scusi, Presidente, no, giusto, prima di andare al secondo appuntamento, lei ha detto chi era presente, per, diciamo, per la parte sua, per la parte, sì, del suo gruppo criminale. Oltre a Senese Michele, a questo appuntamento erano presenti altre persone, come dire, insieme a Senese Michele? Ecco, quindi diciamo in quell'occasione avete iniziato a parlare di questi traffici e poi vi siete dati un appuntamento successivo. Quando c'è stato e di che cosa avete parlato e chi eravate? Ma sempre a Roma questi appuntamenti, scusi, questi appuntamenti tutti a Roma? Prego. Ma questo prima o dopo l'incontro? Ma avevate, scusi, ma avevate già parlato, diciamo, la riunione c'era stata o ancora non c'era stata? No, ho capito. Quindi voi avete lasciato queste persone là sul luogo dell'appuntamento e poi siete stati fermati dalla polizia, dai carabinieri? Dalla polizia. E ma perché c'erano questi spagnoli? Quindi diciamo la droga doveva arrivare dalla Spagna tramite questi spagnoli? Oh, e poi come si è sviluppato, diciamo, il discorso? Il discorso si è sviluppato,
Ma lei questo fatto che poi, come dire, il discorso è andato a buon fine, chi glielo ha detto? Ecco, e a Canfora nell'ambito del suo gruppo criminale che ruolo svolgeva? Quindi era superiore a lei, diciamo. E quindi, diciamo, poi questo traffico con Senese si è sviluppato, che lei sappia, sulla base di quello che ha appreso, diciamo. Gli spagnoli sono stati arrestati? Chi? Senta, ma diciamo, le modalità di questi traffici, come dovevano avvenire, diciamo? Qual era l'accordo? Si consegnava la droga e contestualmente i soldi, si consegnava la droga e i soldi si consegnavano dopo, cioè quali erano le modalità? Quindi, come dire, contestualmente, consegna merce e paga. E il prezzo, diciamo che. E il prezzo praticato qual era? Al grano. Sì, 30-31 mila euro al chilo. Parliamo della cocaina, chiaramente. E avete parlato, diciamo, anche dell'hashish, cioè l'oggetto di queste riunioni era pure l'hashish. Quindi con Senese hashish mai? Senta, ma lei sa se, innanzitutto, se sa la provenienza di Senese Michele, di dove era Senese Michele? Ecco, il Campane sa di dove? Perché dice questo, diciamo? Perché cita Gaglione Antonio? Sì. Ecco, ma sa se aveva rapporti, diciamo, con la Campania, Senese Michele? Cosa? Sì, diciamo la provenienza, esatto, al di fuori di voi, sì. Senta, sa se Senese aveva un gruppo criminale, faceva parte o aveva un gruppo criminale? E che gruppo, diciamo? Come veniva chiamato? Ecco, che lei sa, diciamo, che ruolo svolgeva all'interno di questo gruppo? Ma come aveva preso, diciamo, che era il capo di questo gruppo? Lei sa se Senese Michele aveva rapporti con la famiglia Moccia? Sa che? Era una persona carissima, la Moccia. E il clan Moccia dove, diciamo, dove fa riferimento? Dove? Va bene, Presidente, per me va bene così. Parte civile. Sì, Presidente, una sola domanda. Signor Manco, buongiorno. Lei ha detto che è stata in carcere con Gaglione Antonio. In che rapporti è stato, diciamo, in quel periodo di carcerazione con Gaglione Antonio?
Si è mai trovato a parlare con Gaglione Antonio del cognato Michele Senese? No. Lei allora come ha saputo che Gaglione Antonio era il cognato di Michele Senese? E con questi altri soggetti vi è mai capitato di parlare di Michele Senese? No, mai. Nessun'altra domanda, Presidente, grazie. Le difese... Buongiorno, Avvocato. Solo per dare la mia presenza, Avvocato Antonio Lippi per Tonino Leone, sostituisco lo Chiaro e Febbraro, grazie. Bene. I difensori hanno altre domande da rivolgere in controesame? Sì. Avvocato Spigarelli per Michele Senese. E una precisazione sull'ultima domanda che le ha fatto il pubblico ministero. E quando lei dice rapporti di Senese con i Moccia, allude a rapporti degli anni Ottanta di Senese con i Moccia? Sì, ma le dico, infatti questo l'avevo compreso, quando lei dice negli anni addietro allude agli anni Ottanta. La ringrazio, non ho altre domande. Non ci sono altre domande? Senta, signor Manco, non ho capito bene questi tre incontri che avete fatto per la droga. Intanto questi tre incontri chi ve li ha procurati? Questo Criscuolo Giuseppe, chi ve li ha procurati? E chi è questo Criscuolo Giuseppe? Vicinissimo in che termini? In termini malavitosi, ma quindi per essere un po' più circostanziato su questi termini malavitosi di vicinanza, che faceva Criscuolo Giuseppe con Michele Senese? Non ho capito. Che facevano la droga insieme. E lei, voi come lo conoscevate questo Criscuolo Giuseppe? Quindi a Canfora Vincenzo a quel punto ha chiesto a Criscuolo Giuseppe, giusto? Va bene, ma quindi Criscuolo era in rapporti molto stretti con Michele Senese per lo smercio della droga in che piazza, precisamente? Su Roma. Allora, voi arrivate, quindi il Criscuolo Giuseppe vi procura il primo incontro e Criscuolo Giuseppe si trova insieme a Michele Senese in quel primo incontro, giusto? Criscuolo Giuseppe era sempre con Michele Senese durante quei tre incontri. Il ristorante dove vi incontravate era sempre lo stesso, quello che era nei giorni di chiusura? Dove? No, aspetti, due occasioni al ristorante, ma sempre quello in giorno di chiusura? In giorno di chiusura è sempre lo stesso. E la terza volta? Non ho capito. Nei pressi di un complesso residenziale, la terza, ma all'aperto? In un appartamento, ed eravate sempre gli stessi?
Giusto? Ma voi eravate venuti con i due spagnoli, Ruben, quello che è stato arrestato, e l'altro, come si chiamava l'altro spagnolo? Cochen? Cos'è? Giustamente il nome spagnolo. Ed è stato arrestato solo il Ruben, mi pare, no? Ma quindi gli spagnoli che dovevano procurare la droga erano con voi, dunque, venivano con voi, giusto? E allora, se voi avevate l'accordo con i fornitori che procuravano droga e la portavano dalla Spagna, perché vi siete dovuti incontrare con Michele Senese? Voi comunque lo smercio lo facevate nelle zone vostre, che erano diverse da quelle di Michele Senese, ho capito bene o no? Non ho capito? Allora, se ho ben capito, mi corregga lei se sbaglio. Comprandola insieme, sia voi che Michele Senese, che la spacciava su Roma, ci avevate uno sconto sul prezzo di acquisto? Questo era, diciamo, l'obiettivo? E quindi perché sapevate che Michele Senese ne smerciava tanta a Roma, o sbaglio? Presidente, mi scusi, posso? Se mi consente di terminare la domanda, no, poi il problema sento è proprio la domanda, anzi, diciamo così, le domande, Presidente. Il problema dica. È proprio questo, e vorrei formulare un'eccezione perché ciò mi impone la giurisprudenza. Dica. Allora, mi sembra che lei stia facendo, e siamo, diciamo, non una ma tre, in successione domande che suggeriscono la risposta al test. Allora, il problema è, e a questo punto è un problema, diciamo, meno traumatico rispetto al passato, che il Presidente non può fare domande suggestive. E questo è stato chiarito da ultimo anche dalla giurisprudenza, che su questa tematica era, come dire, altalenante. Il motivo per il quale il Presidente non può fare domande suggestive è semplicemente il fatto che il Presidente non fa né l'esame né il controesame, fa domande, secondo l'articolo 506. E anzi, stabilisce, nel caso in cui introduce autonomamente un test, chi tra il pubblico ministero e il difensore fa l'esame e il controesame. Il motivo sostanziale, sistematico, per cui il Presidente, il giudice in generale, non può fare domande suggestive, è che mentre la domanda suggestiva della parte ha, diciamo, un impatto limitato sul testimone, la domanda suggestiva del giudice ha un impatto deflagrante rispetto alla dinamica cognitiva del processo. Ora, su questo c'è stata grande incertezza, diciamo, nella giurisprudenza, che ha ammesso questa possibilità. Ma finalmente, non so se oggi ci siamo portati appresso le sentenze, ma anche da ultimo la Corte di Cassazione ha stabilito che questa facoltà da parte del giudice non esiste. Ora, qual è il problema? Che nel momento in cui il Presidente fa domande suggestive, io utilizzo il termine domande suggestive perché è nella loquela giudiziaria, ma il codice non conosce la formula domande suggestive. Conosce molto più chiaramente la formula del suggerimento della risposta, che concede a chi controesamina proprio per testare la credibilità delle risposte, ma non concede al giudice proprio perché non finisce più per testare la credibilità delle risposte, ma finisce per alterare la genuinità delle domande. Questo è il punto, Presidente. E una serie di domande suggestive da parte del il giudice finisce per alterare proprio la dinamica del dibattimento. Siccome, così come è stato chiarito, nel sistema, il sistema della cross examination, ahimè, non prevede espressamente delle sanzioni processuali, la giurisprudenza mi impone di fare l'eccezione e impone al giudice di rispondere con ordinanza motivata sull'eccezione che sto facendo. Altrimenti io non avrò la possibilità, ove mai sia,
questa interlocuzione con il Tribunale già c'è stata precedentemente, no. Ove mai sia, in sede di impugnazione non ho la possibilità di far valere l'alterazione della dinamica domanda-risposta e dunque la non genuinità delle risposte o comunque la violazione del contraddittorio e delle regole di assunzione. Quindi io eccepisco il fatto che le domande che sono state fatte contenevano la risposta e non possono essere fatte in questa maniera. Bene, allora parto da un presupposto generale, che è quello che il Tribunale fa sempre ordinanze motivate sulle eccezioni delle parti. Convengo in punto di principio che la domanda suggestiva volta a suggerire la risposta può essere fatta solamente da chi è in controesame, non da chi è in sede di esame. Il presupposto di fatto della sua eccezione non è fondato, perché non si tratta di una domanda suggestiva, e questa è l'ordinanza motivata del Tribunale che lei, conserverà a verbale, in quanto il Tribunale non è né in sede di esame né in sede di controesame, ma interviene all'esito dell'esame incrociato delle parti per ottenere dei chiarimenti su delle lacune dichiarative tali da cercare di comprendere i motivi per i quali determinati incontri sono stati fatti nel caso di specie e che non si comprendono alla luce di determinati rapporti tra le parti. Pertanto sono domande che non sono assolutamente volte a suggerire la risposta, ma sono volte ad ottenere delle spiegazioni sulle dinamiche di rapporti che non sono state adeguatamente comprese. Pertanto il Tribunale richiede nuovamente al teste manco il motivo per il quale, stando voi con i fornitori, gli spagnoli che dovevano portare la droga dalla Spagna, facendo voi lo smercio della droga nella zona del Napoletano, avevate l'esigenza di incontrarvi con il gruppo di Senese Michele, che invece lo smercio lo faceva nella zona capitolina. Me lo rispiega meglio, signor Manco, perché io ancora non l'ho ben compreso? Vada. Il grossista ha bisogno di... Senta, io la interrompo ogni tanto perché a volte non capisco bene quello che dice e lo voglio capire bene in questo contesto qui. Poi rileggerò le sue trascrizioni, che invece vengono ben riportate nelle trascrizioni dei nostri ausiliari, ma io, per capire anche eventuali altri chiarimenti da chiedere, ho bisogno di capirlo bene. Quindi voi eravate grossisti, ho capito bene? E allora? Sì, quindi non ho capito a che serviva l'aggancio, perché voi volevate vendere questa sostanza a Roma o no? No? La volevate vendere voi a Senese? E perché gli spagnoli avevano a che fare, avevano un canale privilegiato con voi? Quindi gli spagnoli non potevano vendere direttamente a Senese, non ho capito. E perché? Oh. Ho capito, adesso ho capito. Quindi gli spagnoli si presentavano con voi, erano dei fornitori della famiglia a Canfora, giusto? E perciò voi cercavate ulteriore mercato come grossisti per la vostra droga. Ho capito bene? Bene, bene, ho capito? Va bene. Presidente, mi scusi, mi dica. Talmente bene che la domanda è suggestiva, io reitero l'eccezione. Poi, ma l'eccezione poi, non ha bisogno di reiterarla, oramai, perché l'ha già fatta, è motivata, e il Tribunale ugualmente ha fatto,
ma tanto si è opposto comunque, quindi voglio dire, ce l'ha verbale questa sua opposizione, non si preoccupi, così come tutte le eccezioni, come è giusto che sia, rientra, diciamo, nei compiti delle parti, per cui ci mancherebbe, non è assolutamente un fatto, è giusto che lei la faccia, insomma. Va bene, allora, un altro chiarimento le volevo chiedere, ma i motivi poi della sua collaborazione quali sono stati? Perché poi ha deciso di collaborare? C'è qualcosa di specifico? Non ho capito. Eh? All'interno del clan Acanfora? Aprea? Quale clan? Non ho capito. Allora? Aprea? Vi erano dei contrasti? E allora? Ho fatto un... ok, ho capito. Quindi ha deciso di collaborare perché dopo che è stato arrestato, nella sostanza. In seguito alla detenzione non ci sono ulteriori motivi particolari, diciamo. Giusto? No. Lei a quanto è stato condannato per questo duplice omicidio? La sentenza quindi è irrevocabile, giusto? È definitiva? Va bene, è definitiva. Va bene. Volevate fare altre domande? Mi scusi, Presidente, sulle domande del Presidente. Un attimo solo. Sì, prego, no, lo dicevo solo per... No, allora, prego, Avvocato. Mi scusi, Marco, volevo sapere, ma lei per quanto riguarda invece i traffici di droga che ha fatto, è stato condannato? E nello stesso contesto per cui ha ricevuto la condanna che ci diceva prima? Un altro procedimento. Senta, un'altra cosa solo a chiarimento, lei l'ha già detto prima, però per essere chiaro anche dopo le domande del Presidente. In ogni caso, diciamo, traffici, business, affari, nonostante questi incontri, non ne ha fatti con Senese. Non ho capito. Sono stati fatti. E quando sarebbero stati fatti? Ma lei non ha... Lei ha detto espressamente, quando è stato sentito, che non aveva mai fatto traffici con Senese. No, io sto parlando di lei. Lei ha fatto riferimento adesso a degli incontri. A seguito di questi incontri, poi lei ha fatto dei traffici? Lasci perdere gli spagnoli. No, lei ci ha parlato di suoi... Oh, era quello che volevo sapere, grazie. Sì, allora però intervengo a chiarimento per capire bene, signor Manco, perché... Avevo inteso che lei 3 volte lo ha incontrato, Senese Michele, giusto? In questi ristoranti, eccetera. Altre volte ha avuto, precedentemente a queste, ha avuto occasione di, diciamo, intrattenere rapporti con il Senese Michele? No, queste sono le uniche 3 volte in cui lei ha avuto rapporti con il Senese Michele, diretti. Va bene, grazie. Allora, se non ci sono altre domande, possiamo chiudere il collegamento. Grazie, signor Manco. Buona giornata a lei. Grazie, cancelliere. Possiamo chiudere. No, chi è che sta parlando? Dica. Sì, la sento. Vuole rendere delle dichiarazioni spontanee? Il signor Senese Michele? Giusto? Ho capito bene? Aspetti. Presidente, facciamoglielo.
Allora, un attimo solo, un attimo. Presidente, possiamo parlare prima con il signor Senese, prima di queste dichiarazioni? Sì. Grazie. Va bene. Allora aspetti, signor Senese Michele, prima di renderle, perché i suoi difensori la contattano. Un attimo che la mettiamo in collegamento con i suoi difensori. Grazie Presidente, le rinviamo semmai dopo le assunzioni. Grazie. Che non la sa. Grazie. Allora, signor Senese, sì. Lei ha parlato con i suoi difensori, preferisce attendere a rendere le sue dichiarazioni o vuole renderle? Mi dica lei. I suoi difensori mi hanno detto che lei preferisce aspettare. Così, vero, avvocati? Mi confermate? Sì, i suoi difensori le hanno... Quindi... Io non riesco a sentirla bene, ma se i suoi difensori le hanno dato un consiglio, che vuole fare? Vuole attendere? La fine dell'udienza, le hanno detto gli avvocati. Va bene? Va bene. Allora, andiamo avanti con l'altro dichiarante, ovvero il signor Sarno. Possiamo quindi chiudere il collegamento, con Manco l'avevamo già chiuso, apriamo il collegamento con Sarno Giuseppe. Allora, signor Sarno, siamo collegati? Buongiorno. Quindi il signor Sarno è accanto a lei, è assistente del sito remoto. Facciamogli rendere le dichiarazioni sulle sue generalità. Sì, allora legga la formula di impegno che vede davanti a lei. Sarno, anche lei ha letto la formula di impegno, a dire la verità? Bene? Allora risponda alle domande del pubblico ministero, prego. Signor Sarno, lei quando ha iniziato a collaborare con la giustizia? Nel 2009. Ha fatto parte di organizzazioni criminali e in caso positivo di quale? Clan Sarno, cioè che portava il suo nome? Ecco, dove operava questo clan? Le province di? La zona vesuviana. Quindi diciamo nella zona vesuviana. Ecco, lei che ruolo svolgeva all'interno di questo gruppo criminale? Era il capo. E di che cosa si occupava il suo gruppo? Di omicidi, in quella zona là, diciamo, nella zona che lei ha detto? Sì. Era un gruppo camorristico, sì o no? Sì. Ecco, lei, diciamo, il ruolo di capo in questo gruppo, quando lo ha assunto? Quindi diciamo dall'87 fino al 2009 lei è stato il capo di questo gruppo criminale? Sì. Lei e i suoi fratelli. E quante persone facevano parte di questo gruppo? Cioè più o meno, diciamo, riesce a dare una quantificazione? Ma
Ecco, per quanto riguarda invece il traffico di droga, di quale tipo di sostanza si occupava lei e il suo gruppo? E che volume d'affari avevate, cioè che quantitativi trattavate? Cioè 2 kg, 5 kg, 10 kg ogni quanto tempo, diciamo? Senta, lei conosce Senese Michele? Ecco, ci vuole dire come lo ha conosciuto, quando, in che contesto, perché? No, non ho capito niente. Lui? Sì. Sì. Quindi diciamo del gruppo camorristico, scusi, del gruppo camorristico della nuova famiglia. Sì, prego. Oh. Vi siete incontrati a Roma e perché? Mi scusi, piano piano, signor Sarno, se no. Allora, lei stava facendo un processo a Roma, quindi lei era imputato qua a Roma? Sì. Per quale... Per... Ah, ecco, quindi diciamo... E poi si è spostato qua a Roma, questo processo. E lei per quale reato era imputato? Qua a Roma, diciamo, perché il processo si era spostato. Oh. Quindi, diciamo, stava facendo questo processo e ha avuto modo di incontrare Senese Michele. Ma questo Pasquale, suo amico, si ricorda il cognome di questo Pasquale? Lei, nei suoi verbali, quando ha parlato di questo Pasquale, ha detto Pasquale De Martino. Ecco, ma perché Pasquale De Martino l'ha fatta incontrare con Senese Michele? Ecco, ma lei per... No, aspetti, no, poi andiamo... Scusi, aspetti un attimo. Poi andiamo alle proposte. Ma lei perché lo voleva salutare? Oh, e quindi vi si... Perché... Ma perché Senese prima di venire qua a Roma era a Napoli? Oh, quindi... Anticutoliano. E nel, diciamo, che ruolo svolgeva in questo clan Moccia? Non si è capito, era? Un killer del clan Moccia. Quindi, vabbè, insomma, lei chiede a Pasquale De Martino di incontrare Senese Michele perché lo vuole salutare. E...
dove vi incontrate? E quindi di che cosa parlate poi? Cioè in che senso, che cosa le ha proposto in particolare? Se ci vuole un po', se si ricorda, quello che si ricorda, se ci vuole descrivere in che termini, che cosa le ha proposto, come doveva venire, insomma, questa consegna. Scusi. Senta, ma diciamo, dopo questo incontro in cui il Senese le ha offerto, le ha proposto, diciamo, le ha fatto questa proposta, avete avuto altri incontri? Sì, e come mai, perché? Senta, e sa se c'è un rapporto, diciamo, tra Pasquale, questa persona che lei ha indicato prima, Pasquale De Martino, e Senese Michele? E se... E che significa andare a fare idee? No. Chi questo? Oh, ma dico, perché ha chiesto questi soldi a Senese? No, perché lei nel verbale che ha reso davanti al pubblico ministero il 18 novembre 2009... Lei dice, parlando, diciamo, di De Martino, dice: allora lui mi ha detto che glielo ha dato Michele Senese, però mi ha detto che Michele Senese e il pubblico ministero gli aveva dato dei soldi. Sì, il pubblico ministero, ho capito. E lei dice: ma lui non parlava, che lui parlava che lo stavano aiutando Michele Senese, eccetera eccetera. Poi cosa? Quindi De Martino le ha detto... Ecco, no, è chiaro. Dico, De Martino le ha detto che Senese gli aveva dato dei soldi. Senta, lei conosce Domenico Pagnozzi? E che significa? Insomma, lei innanzitutto, poi andiamo all'amicizia con Senese Michele. Lei direttamente lo ha conosciuto? Quindi erano nella parentela. Quindi erano nella parentela, diciamo, nella sua. Quindi lei l'ha conosciuto in questo contesto, ma sa che cosa faceva Pagnozzi Domenico, di che cosa si occupava? Ecco, comandava che significa? E invece dei rapporti tra Pagnozzi e Senese, che cosa sa? Ecco, quando lei dice una sola cosa, che cosa significa una sola cosa?
E questo come lo ha saputo, diciamo? Lo ha saputo nei suoi rapporti a Roma? Non ho capito che rapporto ha detto che ci fosse, quindi lo può ripetere tra una sola cosa? Che cos'è questa sola cosa? Pagnozzi faceva i reati per Michele Senese, questo ha detto? E che tipo di reati faceva? E svolgeva queste attività per Michele Senese? Va bene, io non ho altre domande, Presidente. E a lei chi gliel'ha detto, scusi? Non ho capito niente, lo ridica un'altra volta perché non si è capito. Lei come lo sa? Quando si è incontrato con Michele? Ah, ho capito. Quindi l'ha visto, cioè è stata una sua constatazione diretta, insomma, li ha visti. Sì. La difesa di parte civile ha domande? Sì, solo una precisazione, Presidente. Prima dell'incontro al ristorante Papà Gennaro, lei aveva mai visto Michele Senese? È stato il primo incontro al ristorante? Sì. E lei ha detto che in quella sede il Senese le ha fatto una proposta di collaborazione, corretto? E lei come ha reagito, come ha risposto a questa proposta? Ci può precisare le ragioni di questo diniego? Nessun'altra domanda, grazie. Va bene, le difese degli imputati? Sì. Senta, no, diciamo, lei prima è stato sollecitato a chiarire quelli che erano, per le sue conoscenze, i rapporti con tra Pagnozzi e Senese. Lei però non sapeva niente di suo, di diretto, personalmente, dei rapporti tra Pagnozzi e Senese. E in particolare lei non sapeva nulla di quello che faceva, mi scusi, preciso la domanda, di quello che faceva Pagnozzi a Roma. Sì, ma questo ce l'ha già riferito. Io le voglio, lei ha appena finito di ribadire. Io non ricordo chi mi ha detto queste cose qua. Non erano cose che lei sapeva personalmente. Gliele aveva riferito qualcuno e lei non sa neanche indicare chi. Sì, ma io... Ma non era, ma questo l'ho compreso, ma voglio dire, non è una questione che lei sapeva direttamente, gliel'aveva riferito qualcuno, lei non sa neanche indicare chi. È corretto questo? Perfetto. Senta, un'altra cosa mi interessa, solo questo. Quindi lei ha incontrato Michele Senese, dice, una volta, poi un'altra volta ancora. Lei quando fu sentito?
Esatto, due volte quindi in tutto. Non ho capito, una volta da Gennaro a Papà Gennaro e una volta sulla Tuscolana, sulla due Tuscolana. Volte. Perfetto. E, è corretto, le rammento questo, è corretto che quando lei è stato ha fatto le sue dichiarazioni e sulle prime aveva riconosciuto un'altra persona come Michele Senese quando le avevano fatto vedere delle fotografie? Faccio riferimento, guardi, per aiutarla nel ricordo, faccio riferimento all'interrogatorio del 18 novembre del 2009. Sì, sì, no, ma non è questo. Mi serve solo per inquadrare il tipo di conoscenza. Quindi lei ricorda che nel corso di quell'interrogatorio le avevano fatto vedere delle fotografie e lei sulle prime aveva riconosciuto Michele Senese in una persona che in realtà non era lui. Non se lo ricorda? Eh? No, io le sto dicendo una cosa diversa, non che le hanno fatto vedere una foto di Michele Senese e non l'ha riconosciuto, che lei sulle prime ha riconosciuto in Michele Senese una persona che non era Michele Senese, se lo ricorda questo particolare? Le fanno vedere un po' di foto, lei dice Michele Senese dovrebbe essere questo e invece non era lui, se lo ricorda? Vabbè. Sì, va bene. Senta, un'altra cosa. Lei ha detto che è andato a trovare Michele Senese così per salutarlo sostanzialmente, ma lei non lo conosceva precedentemente e Michele Senese faceva parte di una... Aspetti. Qual è? E allora, no, completo la domanda. Lei ci ha detto, io appartenevo a una certa compagine, diciamo, cioè lei era cutoliano? No, Michele quello... Senese sapeva che ero ex cutoliano, che il Sarno era ex... E no, ma è quello che voglio comprendere è proprio questo, cioè tutto sommato voi precedentemente rapporti non ce ne avevate, ovviamente, no? Quindi lei, quando c'era questa contrapposizione tra cutoliani e non cutoliani e la nuova famiglia, voi due rapporti non ne avevate, lei e Michele Senese? E quindi quello che voglio capire, com'è che... ha intenzione di incontrare Michele Senese, che bene o male era una persona con cui non aveva avuto rapporti in precedenza, che apparteneva in ogni caso ad un ambiente che le era contrapposto. Senta, ma esistevano ancora cutoliani e anticutoliani in quel periodo di tempo? Non ho capito, che ha detto? Ha detto tutti i cutoliani che uscivano venivano ammazzati, in sostanza. Appunto per questo dico, come? Tutti i cutoliani che uscivano venivano ammazzati e lei invece va a incontrare proprio Michele Senese, una cosa... va bene. Infatti è proprio questo. Va bene, senta, un'ultima cosa invece mi interessa, dalle sue conoscenze anche Michele Senese non aveva più rapporti con i Moccia almeno dalla metà del 94, è vero? Che
aveva rotto con la famiglia Moccia, dico bene? Mi scusi, ci siamo sovrapposti, mi perdoni. Le notizie che lei aveva è che aveva rotto con la famiglia Moccia, è vero? Sì, sì, no, lei mi sta dando la motivazione. Io vorrei che intanto mi rispondesse alla domanda. Quindi sì, Michele Senese aveva rotto con la famiglia Moccia. Questa era la mia domanda. Più o meno, diciamo, alla metà degli anni 90? Ecco, quindi diciamo, quando io le dico a anni 90, è perché lei in uno degli interrogatori aveva riferito che più o meno nel 94, quando uno della famiglia Moccia si era dissociato. Vabbè, insomma, però ricorda... Sì. Perfetto, ma dico, non si ricorda l'anno, però ricorda più o meno la circostanza, cioè che se ne... No, non ha capito la domanda, perché è una cosa che lei ha riferito, cioè lei ricorda, io le ho detto metà degli anni 90, anzi il 94, perché nel corso di quell'interrogatorio fu proprio il PM a dirle quando si era dissociato uno dei Moccia, che era Angelo Moccia, però lei aggancia questa rottura di Senese dai Moccia a questo episodio, al fatto che uno dei Moccia si era dissociato. Oh. Oh, ho capito, ma l'anno, diciamo, tanto lo troviamo da soli, a me serviva solo questa conferma, la ringrazio. Altre domande? Non ci sono. Il Tribunale ancora ha delle domande? Scusi, signor Manco, lei diceva... Sarno. Lei diceva ogni cutoliano che usciva veniva ammazzato. Poi ci ha anche detto, quando avevo il processo a Roma, che ci sono andato diverse volte, ho voluto incontrare Michele Senese a titolo di amicizia. E come si conciliano queste due... E quindi quando lei ha detto che, se non ho capito male, nel 1987 già aveva conosciuto Michele Senese, questo conoscere è diviso... Scusi, aspetti un attimo. Quindi diciamo quella conoscenza pregressa di Napoli era di vista, come ha chiarito dopo? Sì, consigliere relatore, non ha mai detto di aver conosciuto in un periodo pregresso Michele Senese. Avvocato, posso avere anche... Aspetti un attimo. No, conoscenza è un punto, anche... sentito parlare. È per questo che glielo sto facendo precisare, perché diciamo all'inizio della deposizione aveva detto che già in conoscenza aveva conosciuto Michele Senese. Mi sembra di aver sentito a Napoli, però ecco, un attimo, poi ci sono state le domande della parte civile che mi risultava solo la conoscenza di Roma. Su sua domanda ha chiarito che lo aveva conosciuto in precedenza di vista, adesso glielo sto facendo precisare di nuovo.
come lo aveva conosciuto in precedenza. Ecco. Sì. Perfetto. Sì. Sì, sì. Ho capito. Diciamo, quindi in questa occasione vi siete potuti incontrare di persona, mentre in precedenza eravate di due fazioni contrapposte, sapevate solo dell'esistenza l'uno dell'altro, ma non di più. Perfetto, va bene. Grazie. Andrea, hai domande? Senta, signor Sarno, però non mi è ancora chiaro il... Mi ascolta? Allora, non mi è ancora chiaro il motivo per cui lei volesse salutare Michele Senese quando stava a Roma per il processo. Va bene, Michele già sapeva che lei non era più cutoliano, e allora... Perché vi dovevate incontrare? Ma mi ripete la stessa cosa che ha detto prima, ma io ho capito che Michele Senese già sapeva che lei non era cutoliano, perché se non l'avesse saputo lei non ci si sarebbe incontrato, capisco. Però perché anche se lei sapeva che, anche se sapeva Michele che lei non era più cutoliano, che esigenza c'aveva lei di incontrarlo? Oh, quindi non ho capito. Oh. Ho capito, quindi lei lo ha incontrato perché gli voleva dare la conferma che non era più cutoliano, giusto? Va bene. E perché gli voleva dare questa conferma? Ma... Sì, ma perché lei era così interessato a far capire a Michele che non era più cutoliano? Ma se non lo conosceva, perché lo voleva salutare? Non ho capito questo. Ho capito. Va bene. Senta, lei ha anche detto che poi Michele si era dissociato dai Moccia perché un Moccia si era dissociato, giusto? Angelo, vabbè, questo l'ha detto l'avvocato. Questo Moccia si era dissociato da che cosa? Questo Moccia che si era dissociato? Sì, ma lo voglio dire. Ok. Ho capito. Va bene. Senta, perché ha deciso di collaborare lei? Voleva dare una vita migliore ai suoi figli? Lei ha deciso di collaborare dopo essere stato arrestato? Per che cosa? Non ho capito. E che vuol dire per una casa di lavoro?
No, perché per quale reato lei è stato arrestato? Che cosa le hanno contestato? Perché aveva violato una misura di sicurezza? Ma lei ha avuto solo una condanna per questo reato? Doveva fare 2 anni alla casa di lavoro. Senta, ma ha avuto altre condanne? Che cosa? E quanto? E quanto è il cumulo? In trentennale sta, ho capito. Va bene, mi pare che non ci siano altre domande e quindi possiamo interrompere il collegamento. Grazie signor Sarno, grazie, buongiorno. Abbiamo chiuso il collegamento? Allora chiudiamolo. Sì, ora glielo chiediamo e poi vediamo quel programma. Allora abbiamo chiuso, ancora no. Presidente, giusto per finire questa fase, allora era rimasto in sospeso il Tribunale, mi aveva richiesto, come dire, le parti preliminari dell'interrogatorio di Ferrarangelo. Sì. E l'è produtto. Sono va bene. Le prime 4. Ah, sì, quindi il pubblico ministero produce il verbale di dichiarazioni rese dal Ferrara ex 512 CPP, comprensive sì, della parte introduttiva, no, soltanto la parte introduttiva, contenente le generalità e le modalità di assunzione delle dichiarazioni, giusto? Esattamente, e poi... sì. Un attimo che verbalizziamo, quindi hai preso tutto? Sì, va bene. Poi, Presidente, oggi doveva essere sentito Delli Paoli, il collaboratore di giustizia Delli Paoli, al quale rinuncio. Sì, quindi il pubblico ministero rinuncia al dichiarante Delli Paoli. E le altre parti? Nulla osservano? Nulla osservano. Grazie, grazie pubblico ministero. Le altre parti nulla osservano ed il Tribunale dispone in conformità. Allora, cosa facciamo per le dichiarazioni di Michele Senese? Le rende? Io per carità, insomma, per sentire, per farlo mettere in contatto con i suoi difensori, sentitevi voi. Volete essere rimessi nuovamente in contatto? Sì, allora mettiamo in contatto con Senese Michele, gli avvocati. Gliel'avete detto? Sì. Allora, signor Senese Michele, le dichiarazioni le fa alla prossima udienza? Sì. Va bene, va bene. Vabbè, allora facciamo una cosa, ce le dice quando abbiamo sentito tutti, così rimangono più ordinate le sue dichiarazioni anche su tutti quelli che sono stati sentiti prima di lei, va bene? Alla prossima, giusto? Va bene, allora a questo punto facciamo il programma per la prossima udienza e magari ci anticipiamo anche qualcosa delle successive, tanto per verificare quello che dobbiamo fare.